Parliamo di cistiti ricorrenti nella donna. Abbiamo più volte analizzato e discusso del cosiddetto fattore intestinale. Ormai è noto che l'intestino, se in disordine, si parla di disbiosi, può essere il serbatoio di provenienza dei batteri che passano nell'urina. Ma esistono altri fattori predisponenti, e sto pensando al fattore ormonale. La vita della donna è scandita da un ritmo ormonale e ce ne siamo accorti quando abbiamo analizzato i dati dello studio VUNET e abbiamo visto che la percentuale di donne che soffriva di cistite si alzava nella menopausa. Menopausa che è la diminuzione e la modificazione dell'assetto ormonale che ha caratterizzato tutta la vita della donna. Quindi le cistiti nella menopausa sono un capitolo importante dove tra i vari fattori di intervento ci sarà anche quello della modulazione ormonale. Ma se andiamo nelle età centrali della vita della donna, il ciclo ormonale, sia quando presente sotto forma di ciclo mestruale, sia quando modulato dalla contraccezione estroprogestinica, è un fattore che influenza fortemente la vescica e l'uretra. La embriologia, che è lo studio che analizza come si sono formati i nostri organi e tessuti, ci insegna che la uretra e il vestibolo vaginale hanno la stessa derivazione embriologica. Cosa significa? Che questi tessuti risentono degli ormoni in maniera identica. Una carenza di un ormone impatterà sull'uretra e sul vestibolo vaginale. E questo appunto l'abbiamo visto nella menopausa. Ma la nostra esperienza clinica di urologi ci sta portando all'osservazione sempre più giovani donne in terapia estroprogestinica con estrogeni a basso dosaggio che soffrono di una sorta di menopausa precoce, potremmo dire, o comunque di una carenza ormonale. Spesso queste donne, viene detto, la tua vescica, la tua uretra hanno l'aspetto di quella di una donna in menopausa, che è una frase terribile che le getta nello sconforto. Eppure la modulazione ormonale anche nella giovane donna può portare a questo cambiamento dei tessuti. E questo è un grande argomento. È un grande argomento di discussione tra gli urologi e i ginecologi, dove con Alessandra Graziottin e le colleghe ginecologhe che incontro in questi convegni discuto quotidianamente. Il messaggio è: se una donna che inizia una contraccezione estroprogestinica con pillola a basso dosaggio estrogenico inizia ad avere dei disturbi vescicali, tipo cistiti o uretriti, dobbiamo pensare che questo dosaggio ormonale, questa modulazione ormonale non sia l'ideale per quella donna. Questo apre un enorme capitolo dell'aggiustamento ad personam della contraccezione, ma nello stesso tempo non possiamo ignorare il fattore ormonale che incide anche nell'età centrale della donna. Quindi vedete, i lavori scientifici di questi convegni servono proprio a questo, a farci comprendere ognuno le esigenze e il punto di vista dell'altro, perché insieme, in squadra, si deve e si può lavorare. Grazie.